sera su invito della Confartigianato di Pistoia e siamo qui per questo incontro con i buyer russi che vengono in Italia per cercare di visionare le eccellenze italiane della cucina. È stato un incontro molto bello e credo anche molto importante dal punto di vista delle piccole aziende che producono delle eccellenze gastronomiche, sia olio sia vino, sia poi abbiamo sentito anche delle eccellenze anche locali veramente molto buone, però che faticano a entrare nel mondo del commercio perché sono soffocate, se così si può dire, dalle grandi vette. Quindi io ringrazio la Confartigianato di Pistoia che mi ha permesso questo di venire a partecipare a questo incontro e speriamo che porti i frutti che credo che siano molto molto importanti. Noi siamo produttori da più di 100 anni di diversi prodotti tipici toscani, fra cui Brigini di Namporecchio, Cialde dei Montecatini e Cantuccini di Prato. Siamo qui oggi a Novara, invitati dalla Confartigianato Pistoia, e siamo a Novara per incontrare dei buyer russi, provenienti dalla Russia ovviamente, ma anche dall'Ucraina, dall'Azerbaigian. E a Novara perché la Confartigianato Pistoia ha una partnership con appunto Confartigianato Novara e la giornata sta andando molto bene, abbiamo avuto un bel po' di incontri con aziende interessate al prodotto di qualità, interessate a un prodotto toscano e quindi si prospettano delle possibili partnership commerciali. Sono il direttore commerciale della Nove Alpi, azienda di Pistoia. Ed è un'azienda che produce prettamente l'essenza d'utile. Oggi siamo qui a Novara per un incontro con dei buyer appunto russi per cominciare ad affrontare questi mercati. Sono degli incontri interessanti, buyer molto molto interessati a questo mercato che si sta sempre espandendo a livello mondiale, sia nella patologia della celiachia per sé, sia per le intolleranze varie. Perciò è stata una giornata veramente soddisfacente. Ottimo rapporto.